oggi siamo qui per rappresentare ancora una volta quella che è la volontà degli studenti della Sapienza, ovvero di essere al fianco del popolo palestinese, della sua resistenza e della sua lotta. Siamo di fronte a quello che è un vero e proprio genocidio, ormai possiamo dircelo e appunto ripeterlo, e sappiamo che comunque questa università continua ad avere accordi inaccettabili con Israele che vanno assolutamente rotti. Tra l'altro, appunto, in vista dell'8 marzo pensiamo sia necessario riportare nelle piazze e nelle mobilitazioni quello che è l'esempio delle donne palestinesi, e riportare anche appunto nella piazza dell'8 marzo il fatto che non può esserci liberazione femminile senza la liberazione dei popoli oppressi. Palestina libera! Crosetto pochi mesi fa ha dichiarato di voler incrementare l'appoggio militare ad Israele. Io penso che ci siano vari pretesti che si possono trovare, l'abbiamo visto anche con appunto il rinnovo delle spese militari verso l'Ucraina, e vediamo che comunque tutti i partiti al governo e non sono partiti che hanno dimostrato il loro spirito guerrafondaio, è qualcosa di innegabile. Conte è stato anche appunto contestato dagli studenti a qualche piazza fa, nel momento in cui è andato a solidarizzare con gli studenti che avevano ricevuto le manganellate perché appunto manifestavano al fianco della Palestina. Noi ribadiamo che comunque il Movimento 5 Stelle, il governo Meloni e il Partito Democratico alla fine portano avanti sempre le stesse politiche, cercano di ripulirsi la faccia cercando di portare avanti una finta opposizione che poi nel pratico vediamo che continua a non essere così. Le dimostrazioni sono state molteplici, è un po' la stessa cosa che fa la Polimeni, ovvero una ricerca sfrenata ai consensi nei momenti giusti e non nei momenti in cui serve.